Centuripe, una cittadina arroccata su un sistema montuoso tra Enna e Catania, si sta progettando una mega discarica che sarà capace di accogliere un quarto dei rifiuti prodotti in Sicilia con la vasca più grande mai esistita sull'isola. Parliamo di una vasca di 2 milioni e 800 mila metri cubi, capace di gestire 300 metri cubi di percolato al giorno. Il progetto è stato presentato dalla Oikos della famiglia Proto, che gestisce la discarica di Motta Sant'Anastasia e Mister Bianco. Il progetto vede favorevole il sindaco Michele Galvagno, che recentemente ha affermato che l'impianto sicuramente offrirà nuovi posti di lavoro. Ma c'è da dire che il sito scelto per ospitare la discarica ricade in Contrada Muglia, a 3 chilometri dal centro di Catenanuova, in una zona agricola di interesse archeologico, e ciò ha provocato un'alzata di scudi da parte di Italia Nostra e non solo, perché anche il presidente della commissione regionale antimafia, Claudio Fava, ha dichiarato: una mega discarica nel territorio di Centuripe, l'ennesimo sfregio al territorio siciliano, frutto di scelte sbagliate e dell'immobilismo del governo Musumeci. Fava aggiunge: ci aspettiamo che il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, e l'assessore competente intervengano celermente per bloccare l'operazione nel territorio di Centuripe. Allo stesso modo, ci auguriamo che celermente possano arrivare all'esame dell'Assemblea regionale siciliana atti legislativi e amministrativi compiuti, non solo dichiarazioni di intenti. Interviene anche il presidente di Sicilia Antica, Simone Amodeo, che afferma: già nel 2008 abbiamo messo in evidenza ricchezze come le tombe a tumulo di Contrada Cuba e gli insediamenti preistorici e protostorici di Muglia Bassa e di Monte Pietraperciata, sulle quali la soprintendenza avrebbe dovuto già da tempo apporre il vincolo, e che invece oggi si vorrebbe trasformare in pattumiera regionale.